Adesso vi faccio fare quattro risate. C'è un tizio che ha fatto un video di Natale 2 anni fa più o meno, in cui utilizzava la mia faccia distorta, però si capiva che ero io. Poi negli altri video ha più di una volta inserito la mia faccia dentro un video, lo screensaver del computer, o si è messo virtualmente nella mia camera, levando la mia immagine e mettendo così. E ha più volte risposto in modo proprio sfacciato in quello che facevo. Io non ero niente, lui era chissà che. Ecco, e ha detto che lui era la mia ossessione. No, caro, io dico le cose che penso, è la mia opinione. Io non ho mai messo la faccia tua nei miei video o roba del genere. Quando gli ho chiesto, mi ha detto più di una volta, perché poi le mettete alle spalle al muro queste persone che non sono abituate evidentemente a rendere conto di quello che fanno, ha detto che l'ha fatto così, tanto per fare. Certo, io tanto per fare metto nel video mio, in un video mio, a parte che non lo farei mai, perché secondo me squalifica proprio chi lo fa una cosa del genere. E piuttosto che altro, scusate. Poi quando gli ho chiesto: ma tu come giustifichi il fatto che mi avessi sfidato a chi aveva più iscritti e ha detto che mi avresti raggiunto, invece il gap, la differenza è ulteriormente aumentata. Ho detto, io non leggo le tablature di pezzi già arrangiati. Tu le leggi? Cioè, nel senso, rendi conto della originalità di quello che stai facendo? Perché la prima volta che gli ho detto che lui faceva, nel senso che tu non puoi prendere da solo di un altro lo puoi fare, purtroppo, finché non ti qualcuno non te lo fa notare e ci fai una figuraccia. Tu prendi l'assolo di un altro, praticamente, lo fai nota per nota, che è un esercizio, eh? Ma l'onestà intellettuale dov'è nel dire che questo non è farina del tuo sacco? Cazzo, io posso pure fare un bel video di una canzone jazz e invece di impararmi gli accordi e le note sugli accordi che ci stanno bene, le scale che ci fanno bene, i pattern che ci suonano bene. Pattern sarebbe quello che nell'arte musica chiamano lick, però nel jazz si chiamano pattern e le canzoni si chiamano standard e non covers. Io uso i pattern di un altro, i pattern sono sempre di un altro, diciamo l'assolo nota per nota di un altro, e cazzo, guarda che assolo che ha fatto. Ecco, questo è il mondo dell'ukulele. Una volta pure discussi su Michela Petri, questo è il mondo invece del flauto dolce, che faceva l'assolo di Charlie Parker, tutti bravissimi, bravissimi, ha fatto notare, guardate che questo è l'assolo di Charlie Parker. È come se anche un concorso di poesia voi veniste con la canzone, ciao, con la poesia di un altro. Ma non ci sta, non è accettabile. E invece, su questa cosa qui non ho mai risposto, perché con questo genere di persone non rendi conto. Cioè, attacca per non rispondere a quello che io ho detto. Quando io ho detto che lui cantava di merda, mi ha detto che io cantavo di merda. E anche se io cantassi di merda, questo non toglie che tu canti di merda. Solo che io, personalmente, non vado in risposte convulsive che non hanno senso né capo né coda. Io cerco sempre di tenermi sulla razionalità. E questo fa male di più che dire tante cose o insulti gratuiti. Insulto gratuito non serve a niente. Un vero insulto, ragazzi, è quello che si capisce che è indirizzato a quella persona e non a un'altra persona. Nel senso, se io leggo un insulto, una commento che dico, certo, se tu facessi un video da solo, senza farti in 3, in 4 e 5,
Certo, se facessi una canzone meno nota, certo, se dovessi fare questo video al momento, senza metterci 10, 15, 20 giorni, allora si vedrebbe le tue vere capacità di suonare e cantare in una situazione live. A chi è indirizzato? Si capisce benissimo a chi è indirizzato. Se invece io dico, sei un idiota. Il segreto non è dare dell'idiota a qualcuno. Sono capaci tutti a usare la parola idiota. Scemo, deficiente, incapace, fai ridere, stanno tutti a ridere di te. Come no? Come no? Dov'è? Mi spiace spiegare, e sì, tutti quelli che io ho dato fastidio perché ho detto delle cose che non piacevano, e grazie a cazzo. Ma grazie, ma io sono entro in un convegno di democratici, ragazzi, non fidatevi di qualsiasi persona che si chiama democratico, è come excusatio non petita, accusatio manifesta. Democratici di che? Vabbè, a parte questo, è ovvio che parleranno male di Trump, sia italiani che americani. E grazie al cazzo! E grazie! Ukulele Club Italia, è logico che lì verranno fuori delle discussioni contro di me. E grazie, io lo dico subito, ho detto delle cose contro il concetto di quel gruppo. Ma invece di prendere per in giro, perché non entrate nel merito di quello che sto dicendo? Sto dicendo le cose false? Allora, quella persona mi dice, guarda, quel pezzo, l'arrangiamento l'ho fatto tutto io. Ammesso che si possa ricercare su internet, perché poi alcuni li ho trovati che erano uguali nota per nota, uguali nota per nota, con la piccola particolarità che gli altri cantavano e suonavano meglio, perché non è solo questione di fare le note, ragazzi, è questione di tocco. È chiaro? Ora, secondo me, una persona assolutamente incapace di mettersi in gioco. Assolutamente incapace. Io ho sempre detto: guardate, che io posso pure sbagliare, specialmente quando faccio lo yodel, anche se sono migliorato. Ma chi dice che può sbagliare? Si mette in gioco e migliora. Chi la prende sul personale? Perché questa gente la prende sul personale. Non riesce a capire la differenza fra quello che fai e quello che sei tu. Ok? Ora, nel loro campo, visto che non lo fanno di mestiere, perché quella persona non potrebbe mai farlo di mestiere, può solo aggregarsi in un gruppo di 3-4 persone, allora è chiaro. Lì fai la tua particella, ma io l'ho sentito cantare dal vivo in versioni così, è qualcosa di imbarazzante. La cosa bella è che una persona del genere, no? In un ambiente della chitarra, di altri strumenti, sarebbe un signor nessuno. Ma com'è possibile che in quel mondo alcune persone siano in evidenza? Ma non ci avete urlisti degni? Io ho visto 4-5 italiani che sono. Io non parlo di John Tom, che non ho capito dove vuole andare a parare, perché non ha un genere suo, non ha un'identità, è una persona che ha imparato anche certe cose complicate sull'ukulele, però poi. Ogni tanto vuol cantare, non sa cantare, con la scusa che la voce è così, no. No, è che non la sai gestire la voce, non è che. Questo è proprio il problema di molti strumentisti molto bravi, è che quando vanno a cantare credono che possono dire, beh, siccome sanno suonare l'ukulele, allora non mi puoi rompere il cazzo. No. E viceversa, se tu sai cantare benissimo e ti accompagni con l'ukulele, può essere anche giudicato anche il modo in cui ti accompagni l'ukulele. Piccolo particolare, il canto è la prima cosa che risalta, questo non l'avete capito. Cioè, non è che potete fare una pasta fatta benissimo, il sugo fa cagare. Certe volte anche delle paste non tanto buone, ma con un ottimo sugo, si mangiano. Ma una pasta buonissima con un sugo che è acido, non va. Quindi il canto è quella cosa che spicca. E il canto va curato.
Se io canto All of Me, posso cantare All of Me, why not they call of me, can't you see? Oppure All of Me, why not they call of me, can't you see? Hello, you, my darling, take my lips, I wanna lose them, take my arms, I'll never use them, your goodbyes. Left in my eyes, they cry, how can I go on there without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Ovviamente questo è il microfono della telecamera, mi lascio il tempo che trova. Ma chi è che fa un pezzo a cappella? A cappella, no a cazzo de cane. Chiaro? Cazzo di cane, okay, cavolo. I famosi cantanti ACDC ci stanno tutti a cazzo di cane. È il gruppo, è il concetto. Sono un cantante ACDC, ACDC a cazzo di cane, quelli ce ne stanno tanti. Ero io anche a cazzo di cane? Come no? Tutti iniziano a cazzo di cane. Tutti che mettono un video, magari se non hanno fatto 1 o 2 anni di prove, sia con un professore, sia da solo, con il professore è meglio, io non c'ho avuto un professore. Ma comunque, tornando ai fatti, i fatti, tu mi devi dare i fatti, non gli insulti. Chi su qualsiasi persona che viene su questo canale. Io poi quando sbaglio, mi correggo, l'altro giorno ho scritto recinzione con la Z, mi sono reso conto, l'ho scritto con la S. Punto, bah, mi correggo. Non c'è problema se capita a tutti di sbagliarsi. Anche cantando, io ho certi video che ho messo che pensavo che fossero. Poi l'ho risentito, li ho levati, ne ho messo uno migliore, ma hanno messo quattro.